Sì, ma proprio sulle ultime cose che sono state dette. A fianco alla battaglia per il diritto alla casa, la battaglia per il diritto ad abitare, quindi prendersi cura anche di quelli che la casa ce l'ha nel patrimonio pubblico. Noi quello che stiamo verificando è che sono tantissime le famiglie che non riescono a pagare le bollette, ma non l'affitto, non riescono a pagare le spese. Perché l'affitto, noi possiamo fare battaglie di corso, ottenere che l'affitto sia proporzionale appunto al reddito, ma le spese sono uguali per tutti. Allora una battaglia fondamentale è come andare a ridurre le spese, non solo come finanziare chi non ce la fa, che è sempre un'elemosina, diciamo fuori dei denti, ma come fare a ridurre le spese. Uno dei dati fondamentali è ridurre le spese di riscaldamento. Questo è il punto più forte che abbiamo dentro nella spesa per mensile delle famiglie. E qui c'entra tutto il discorso sulla ristrutturazione urbana, sui finanziamenti per il risparmio energetico. È una battaglia che ci potrebbe mettere in contatto anche con il nuovo movimento grandioso che si sta muovendo per la difesa del clima. Sono la stessa cosa, noi siamo gli unici che siamo in grado di fornire dei punti concreti al di là delle grandi slogan, delle grandi parole d'ordine. E questa è la battaglia fondamentale che ci mette in contatto con tutto il popolo di lavoratori che vive nell'edilizia pubblica e che viene costantemente sconfinato con la vendita del patrimonio, con un sacco di interventi che di fatto lo stanno in qualche modo mettendo in difficoltà. Secondo me due parole d'ordine, il diritto alla casa, il diritto ad abitare, su questa cosa qua, le vertenze sul risparmio energetico, che vuol dire cappotti, che vuol dire teleriscaldamento, che vuol dire uffici con i doppietti, ecco, queste vertenze qua siamo in grado di farle, siamo gli unici che abbiamo in mente di fare, dobbiamo tentare di lanciare sul serio. Ciao, Ciccio di Palermo, andiamo a sud. Allora, io riferirò, si sente? Io riferirò in parte le cose che abbiamo elaborato il 10 ottobre. Abbiamo, su proposta di Unione Inquilini, ci siamo incontrati quelli che siamo operatori nel diritto alla casa. Abbiamo fatto un'assemblea, abbiamo elaborato un pochettino di analisi e anche qualche proposta. Partirei da questo e poi magari alla fine dico qualche cosa su, vedremo come vanno le cose a prendere. La prima cosa che vorrei dire è, mi richiamo all'intervento di Cesare che ha fatto poco fa e sicuramente anche a quello di Cesare Ottolini, è che noi quando parliamo della nostra funzione come sindacato e in difesa del diritto alla casa, dobbiamo avere presente che parliamo di due cose che sono l'una il rovescio della medaglia dell'altra, cioè voglio dire che se da un lato abbiamo il diritto all'abitare, dall'altro lato abbiamo l'esatto contrario, cioè il problema di non dover subire gli sfratti, che è esattamente la negazione del diritto all'abitare. Allora, sul problema degli sfratti, noi abbiamo sicuramente, come sindacato, come attività, abbiamo sviluppato molte cose. Quando invece si tratta del diritto ad abitare, i nostri riferimenti sono un pochettino più labili. Perché? Perché si tratta di un diritto fondamentale dei cittadini, ci sta occupando di parlare dei diritti sociali. Ecco, dovrebbe essere uno di quei diritti riconosciuto nella Costituzione, come il diritto alla salute, come il diritto all'istruzione, come il diritto al lavoro, e invece non se ne fa assolutamente menzione, come se vivere per strada o vivere in casa
diceva Cesare, problema da dividere, da spezzettare città per città, perché ci sono città dove faccia a faccia tra tra le famiglie e le amministrazioni comunali funziona meglio, e ci sono città invece non funziona peggio, ma questo non ci dà più l'idea di una nazione, di un paese dove tutti abbiamo gli stessi diritti. E quindi dobbiamo puntare ad avere una novità legislativa anche a livello costituzionale, perché ormai è stato, come dire, rotto il tabù che la Costituzione è una cosa perfetta e non si tocca. Ci ha pensato Renzi la prima volta e poi via via si è ripensato che effettivamente la Costituzione può essere migliorata, e potrebbe essere migliorata proprio stabilendo che il diritto alla vita è quel diritto fondamentale dei cittadini che già conosciamo. E questo significa che i governi centrali, non i sindaci, ma i governi centrali, devono avere delle responsabilità, degli obblighi nei confronti di tutti i cittadini, e se queste cose non le fanno sono inadempienti. I governi nazionali finora si sono occupati del rovescio della medaglia, cioè dire del problema degli sfratti, hanno operato per lenire il problema della morosità incolpevole, hanno dato contributi di trasferimento ai comuni perché intervenissero. I comuni che hanno fatto hanno pagato in anticipo un anno e due anni di locazione, come se questo bastasse a risolvere il problema. Però il problema vero è che non sta scritto da nessuna parte che i cittadini, o famiglie o singoli, hanno un diritto ad avere una casa. Probabilmente questo perché per tanti anni non ce ne siamo neanche accorti, abbiamo avuto l'epoca delle costruzioni di alloggi popolari, abbiamo avuto l'epoca dell'accesso ai mutui agevolati per ottenere la prima casa. Ora quell'epoca è finita perché non siamo più in tempi di politiche espansioniste del settore pubblico, del settore assistenziale. Al contrario, la riforma dell'articolo 81 della Costituzione ci dice che tutto ormai deve quadrare a millimetro, a grammo. Non si può spendere, le amministrazioni non possono spendere, come del resto lo Stato, non possono spendere di più di quello che sono i loro introiti. Quindi sono finite le politiche keynesiane di una volta e abbiamo invece il pareggio del bilancio che obbliga le amministrazioni a chiudere i rubinetti non appena le cose si mettono. E bene, io credo che il sindacato, Unione Inquilini, può pure recuperare questa necessità di trasformazione delle leggi, questa necessità di spostare verso il governo centrale obblighi, responsabilità nei confronti di tutte le cittadinanze, per superare appunto quelle distinzioni che ci possono essere tra città e città. E credo pure che al momento i problemi possono essere anche ulteriormente superati, agevolati, come già si sta facendo in alcune città, per esempio utilizzando tutto quello che è il patrimonio pubblico in mano ai comuni. E questo lo dico per esempio con riferimento anche a Palermo, perché Palermo è una città dove si fanno poche assegnazioni di alloggi popolari rispetto a quello
quello che è la disponibilità del patrimonio residenziale già in possesso al comune. Questo patrimonio è ulteriormente incrementato dalla confisca dei beni all'organizzazione mafiosa. Ovviamente, dico noi, forse siamo la regione dove questa avviene di più. La confisca poi comporta il trasferimento di questi immobili dall'Agenzia per l'amministrazione di questi beni ai comuni. Abbiamo un elenco notevole di beni confiscati alla mafia, ma proporzionalmente abbiamo pochi alloggi assegnati. Non che non ce ne siano, ma sono pochi rispetto alla disponibilità. Questo perché alcuni alloggi, ovvio, anche più di alcuni, molti parecchi alloggi, risultano in condizioni di non immediata abitabilità. Allora, la cosa che dovrebbe spingere di più e sulla quale a livello locale possiamo spingere di più per superare questo problema è quello dell'autorecupero. L'autorecupero, quindi spingendo le amministrazioni a fare dei bandi affinché si possano diventare cooperative costituite da soggetti che chiedono un alloggio e che queste cooperative si assumano il compito di fare da sé l'autorecupero. E questa già è una soluzione nel dare maggiore possibilità al diritto all'abitare, perché il diritto all'abitare è proprio questo, quello di avere le case, non solo quello di evitare lo sfratto. Quindi avere le case. E su quanto si è detto prima, proprio del social housing, dicendo è noi lo avvertiamo di meno perché la città di Palermo sta seguendo una strada ancora diversa, cioè a dire le case non ci sono, non vengono assegnate, però ci sono i fondi che provengono dal Parlamento, cioè i fondi europei, che servono a creare un percorso di accompagnamento delle famiglie affinché alle famiglie si dia la possibilità di avere una formazione diretta a una specializzazione nel lavoro. E nel proseguo di questo percorso che ogni famiglia quindi possa avere la possibilità di avere un lavoro e di pagarsi l'affitto della casa. Questa è una soluzione, anche questa molto difficile da realizzarsi, perché se i posti di lavoro mancano, tu devi avere qualunque formazione nel lavoro, devi avere qualunque formazione professionale e il problema non viene risolto. Ecco, per tornare ai problemi del sud di una città come Palermo, vorrei dire che tutte le statistiche che voi sentite sulla disoccupazione, sulla mancanza di alloggi, eccetera, eccetera, metteteci sempre un 25% in più, se volete capire come si vive a Palermo. Grosso modo questo. Pensate a quanti giovani hanno lasciato il sud e continuano a lasciare il sud perché non si può avere prospettiva di un lavoro, non si può avere prospettiva neanche di poter accedere ad attività private, ad attività professionali. E questo chiaramente anche sul diritto alla casa. Il diritto alla casa è praticamente fermo anche per i ritardi che ci sono nelle amministrazioni locali. Quindi una delle soluzioni che si può avere è, secondo me, arrivare a dei cambiamenti legislativi che creino più impegni nei governi centrali.
amministrazioni comunali, che fino a quando ci saranno responsabilità differenziate, noi avremo città a velocità diverse. Milano diversa da Palermo, ricordo aver visto qualche mese dietro un documentario in cui facevano vedere che a Firenze sono riusciti a recuperare sempre il comune, utilizzando anche una parte dei fondi ex GESCAL, il carcere delle murate, e ne hanno fatto 80 alloggi che sono stati consegnati in mano ad altrettanti aspiranti alle case. Questo assolutamente da noi non avviene. Ci sono edifici pubblici abbandonati, ci sono ex caserme non utilizzate, ex scuole non utilizzate, tutto questo da noi a Palermo non avviene. Senza molto pretestuosità, credo che il problema di Palermo sia proprio simile alle altre città della Sicilia. Vorrei far riferire prima di Michelangelo, che chiedo di attenzione, c'è Cesare da prima che va a finire e chiudere il suo intervento. Intanto che si prepara anche Michelangelo, vuol dire che mi impegno la prossima settimana a mandare uno schema a tutte le sedi in cui sono i finanziamenti in bilancio che riguardano anche efficientamento energetico, anche interventi di sanità pubblica, anche interventi di rigenerazione urbana, in modo che abbia un quadro un po' più completo, e anche perché non ci fermiamo ai 12 milioni della rinascita urbana. Prego, quello che devo fare. Allora, a ciascuno di voi vorrei chiedere quante volte siamo stati costretti a fare gli assistenti sociali. Dimmi tu, l'ultimo sfratto che ti è andato male. Allora, perché stamattina non ho ancora partecipato, però sto facendo il tirocinio a Roma e mi dà del lavoro di segretario. Un altro, qualcuno che gli è andato male uno sfratto. 6 anni fa, no. Qualcuno che è andato male uno sfratto recentemente. Che è andato per strada. Sono tutti bene? Appunto. Allora, no, la mia domanda non è assolutamente peregrina, perché una gran parte delle nostre risorse